in collaborazione con Buonasera amici sportivi, ben ritrovati. Ultimo appuntamento della settimana con Zona Mista News. Salernitana Trapani, tocca a voi. Squadre che ancora non hanno vinto in campionato tra meno di 24 ore. Alla Rechi, al fischio d'inizio, ci sarà da giocare, da sudare, da provare a strappare il primo successo per i Granata di Sannino. Sarà anche un derby Granata di fronte a, fra virgolette, pochi intimi, perché la prevendita non è andata come probabilmente ci si aspettava. Saranno circa 10.000, perciò le virgolette, perché per Salerno sono, fra virgolette, pochi. Per la Serie B sono comunque tantissimi. Sannino cambia ancora e Rosina resta praticamente il problema per quanto riguarda la collocazione tattica. Di fronte il Trapani, che avrà incoronato l'assente illustre, giocherà Citro, quasi certamente, che l'anno scorso ha, fra virgolette, gelato, regalato una brutta sorpresa, Salernitano Citro alla Salernitana. Ne parliamo con Salvatore Campilongo. Buonasera. Buonasera Salvatore, grazie ancora una volta per aver raccolto il nostro invito. Salvatore, Salernitana, tre punti, tre pareggi, due sconfitte, quinta giornata e c'è già tanta tensione, tanta crisi, vittima di una piazza, di un allenatore, di una società, delle ambizioni, dei progetti. È possibile che siamo alla quinta e domani, posso dirlo, è già un crocevia importante? Ma le ambizioni di questa piazza li conosciamo, insomma, è una piazza che gli piace il buon calcio, gli piace vincere, gli piace primeggiare, è una piazza, dicevi tu all'inizio, hai detto 10.000 spettatori, trovarle piazze così che in questo e momento... E sono pochi per Salerno, eh? Beh, perché sono abituate ai 25.000. Esatto. Però 10.000, insomma, non sono pochi per una piazza, per una squadra di B. È normale che da Salerno e dalla Salernitana si aspetta sempre il massimo, si aspetta sempre di avere una squadra importante, una squadra di vertice. Il cammino fino adesso, in questo momento, è un po' pigro di punti e di risultati, però io credo che ancora presto, ci sono tantissime ancora giornate. Io penso che la cosa più importante sia trovare l'assetto giusto in questa squadra, il sistema di gioco dove collocare giocatori importanti come Coda, Donnarumma, Rosina, che possono fare la differenza. A proposito di questo, due domande proprio al fulmicotone. Hai detto Salerno è abituato, e sono d'accordissimo con te, al bel gioco. Questa squadra, questo allenatore, secondo te sono stati capaci, in grado fino a questo momento, di esprimere un gioco gradevole? E poi appunto, per i giocatori che ha, secondo Campilongo, qual è l'atteggiamento tattico più giusto? Anche perché poi, e ve lo avevo anticipato ai nostri telespettatori, Sannino cambia ancora. È proprio quello il problema. Il problema è che bisogna dare, per giocare bene a calcio, bisogna provare, riprovare, dare delle certezze a questi giocatori. Io aggiungerei anche un'altra cosa, se mi permetti. Quantomeno non dare alibi ai giocatori, forse, no? Ma sì, perché i giocatori naturalmente quando cambi tanto è normale che si creano degli abiti, cioè, proviamo la settimana con il 3-5-2, poi arriviamo magari la domenica o la settimana dopo facciamo il 4-4-2 o viceversa. Il problema, l'ho detto, il problema è che si parte dalle certezze che possono essere un sistema di gioco. Poi io dico sempre che nel corso della partita deve essere bravo l'allenatore a leggerla e deve essere camaleontico, che si deve mettere anche il calcio moderno, non ti permette sempre di fare un solo sistema di gioco. Il calcio moderno ti permette di incontrare una squadra che magari fa il bene il 4-3-3 e magari ti puoi mettere a specchio, magari fa il 3-5-2 e ti puoi mettere a specchio lo stesso. Però io dico sempre che alla base c'è una certezza di un sistema di gioco, si parte con quel sistema e poi in corso d'opera, magari leggendo anche la partita, nei momenti della visione della partita, si può cambiare in corsa. Cioè, insomma, in buona sostanza l'importante è avere un'idea, poi certo, devi essere... va bene anche cambiare, però
blocco. L'impronta del blocco deve essere quello. Se io faccio il 4-4-2, io faccio il 4-4-2, poi in corsa d'opera posso fare il 4-2-3-1, il 4-3-1-2, il 4-3-3. Cioè, però diciamo che in linea di massima i giocatori deve dare certezze, perché come ha detto tu, poi si creano delle situazioni poco nello spogliatoio, poco credibili. Mister, che tipo di atteggiamento tattico secondo te può riflettere i giocatori che ha in organico la Salernitana? Ma guarda, ma sai, il campionato di B è un possibile che Rosina è un problema? Ma Rosina può essere un problema nella collocazione, perché è un giocatore che non puoi dare tante mansioni. Se gli dai mansioni nella fase di non possesso, nella fase di non possesso che deve ritornare indietro, poi lo perdi negli ultimi 20 metri dove lui è fenomenale e lo perdi in lucidità. È un giocatore che però nel calcio moderno è un giocatore che comunque deve dare anche una mano alla squadra. Però se si prende Rosina si sa che quello è un giocatore che ti può fare la differenza negli ultimi 20 metri e si colloca in una posizione dove è più congeniale a lui. Allora, cominciamo ad evadere un po' di messaggi, sono tantissimi. Io devo fare la premessa, ringrazio ancora i tantissimi messaggi, ripeto, non li leggo per evitare quella che può sembrare una sorta di autoreferenzialità. Ringrazio davvero la solidarietà mostrata da tantissimi tifosi, colleghi, gente comune che hanno voluto testimoniare la solidarietà a questa emittente, al sottoscritto, al direttore. Naturalmente, insomma, il comune denominatore è andate avanti sempre schiena dritta, su questo è condizio sine qua non, è garanzia assoluta. Quindi grazie a tutti, andiamo nello specifico. Delfo, al nostro sito internet tvgisalerno.it, al link zona mista news, ci scrive: buona serata, allibito da questa società. Comunque ricordate che scrisse inizio del campionato, questo allenatore non è all'altezza, tra qualche settimana ci sarà il cambio tecnico. Menichini Docet, cosa ne pensa mister Campilongo di questa situazione? Allora, io parto da un presupposto che dico che comunque è presto per dare dei giudizi su un tecnico, perché si fa presto magari a dare dei giudizi e non va bene. Io credo che Sannino sia un bravissimo allenatore, sia un allenatore dove fa del suo temperamento, del suo carisma, un allenatore che riesce sempre dai giocatori avere tanto. È normale che dopo, nello spogliatoio, insomma, attraverso i giocatori ci devono dare anche delle risposte a questo allenatore. Io credo che la Salernitana sia una buonissima squadra, una squadra è stata fatta una buonissima squadra, perché è fatta una squadra dove comunque non ha perso dei giocatori importanti. L'anno scorso io dicevo che Coda, proprio in questa trasmissione dicevo che Coda poteva essere un giocatore trainante, un giocatore dove usciva fuori, perché all'inizio non faceva tanti gol disaspettati, perché sì. Coda secondo me è un grande giocatore, e infatti i fatti mi hanno dato ragione poi. Quindi io credo che, sai, mantenere un'ossatura che ha tenuto la serie dei giocatori importanti, questo che va anche merito alla società e a Fabiani di aver costruito qualcosa di buono. Adesso è normale che sta poi al tecnico sfruttare questi giocatori, il meglio di questi giocatori, perché io dico sempre che un allenatore si deve adattare ai giocatori e non viceversa. E allora vediamo che cosa ha dichiarato Giuseppe Sannino alla vigilia di questo Salernitana-Trapani, che è anche un derby granata. Vediamo. Delle certezze domani nella gara, secondo me ci siamo preparati dopo la trasferta di Cesena, avendo fatto come un ottimo risultato, ci siamo buttati su questa partita dove noi tutti aspettiamo questa prima vittoria. In settimana come ha trovato la squadra e soprattutto a che punto siamo in quel processo di crescita da lei descritto? Noi abbiamo fatto 3 partite con questa che verrà in una settimana e credo che ho avuto anche la fortuna di trovare dei ragazzi pronti, quelli che hanno giocato a Cesena dopo tanto tempo, che erano fuori a guardare i propri compagni, si sono fatti trovare pronti. Credo che è un gruppo davvero che in questo momento tutti insieme vogliono trovare questa vittoria, che sicuramente porterebbe quel sorriso che ultimamente ci è un po' mancato. Per quanto concerne l'11 iniziale, ancora qualche riserva? Sappiamo che non ci sarà Perico infortunato. No, io so già chi giocherà domani, i ragazzi hanno lavorato, c'è chi ha dato tutto
a Cesena, e meno male che abbiamo una rosa dove io posso attingere, ma anche aver fatto ricaricare qualche batteria a qualche ragazzo che dall'inizio del ritiro fino adesso aveva sempre giocato, perciò chi andrà in campo sarà sicuramente bene. Domani alla Reghi arriverà il Trapani di Mister Cosmi, cosa pensa della squadra e soprattutto che tipo di partita ha preparato? Beh, ma il Trapani non è che dovevo presentarlo io, ho fatto la finale per andare in Serie A l'anno scorso, e c'è un allenatore che io stimo moltissimo, un amico, e c'è una squadra ben collaudata, ormai giocano insieme da un po' di tempo, li abbiamo visti, e è una squadra molto aggressiva, una squadra che sa giocare bene a calcio, però credo che la Salernitana domani dovrà dire la sua. È il momento che dobbiamo davvero uscire fuori da questo impasse. Secondo me abbiamo fatto degli ottimi risultati, mancando quella vittoria che avremmo meritato. Queste le dichiarazioni di Giuseppe Sannino a meno di 24 ore dal match tra Salernitana e Trapani. Io a Salvatore Campilongo, prima di andare in pubblicità, leggendo anche uno dei tanti messaggi al nostro sito internet, Tifoso 40, buonasera Eugenio, buonasera mister Campilongo, taglio insomma e ringrazio anche Tifoso 40 della solidarietà, vado alla domanda fatta per Campilongo pregando il nostro Giampiero in cabina di regia di mandare quella che è la probabile formazione che abbiamo immaginato, abbiamo che è filtrata e che potrebbe giocare, perché Tifoso 40 chiede a Campilongo: è vero che bisognerebbe essere dentro la realtà quotidiana, ma lei, conoscendo gli uomini a disposizione di Sannino, con che modulo farebbe giocare questi uomini? A questo punto avverto che si sta perdendo la bussola di tutto, non so neanche se il modulo ideale sia quello inizialmente previsto, 4-3-1-2. E allora vediamo, no? Non sarà il 4-3-1-2 domani, ma sarà, quello naturalmente ipotesi, sa, il 3-4-1-2. Ancora c'è, cioè, abolito il turnover fatto a Cesena, Terracciano tra i pali, Tuia finalmente titolare al fianco di Schiavi e Bernardini, Laverone che ritrova un posto da titolare dopo tanta naftalina a centrocampo con Oger, Della Rocca e Vitale in mediana, Rosina alle spalle di Coda e Donnarumma. Risposta al tifoso e alla probabile formazione, Sasà. Se guardiamo la formazione, è una formazione dove sia Vitale che Laverone sono due esterni molto bravi che possono giocare sia a 4 che a 5, perché Laverone ha fatto sempre l'esterno basso e può fare anche l'esterno alto, è la stessa cosa Vitale perché ha giocato sia a 4 che a 5. Il discorso, ecco, che Rosina va dietro alle due punte, Cote e Donnarumma, e quindi diventa un 3-4-1-2, ma all'occorrenza può diventare un 4-3-1-2. Qui si copre con i due esterni che sono Laverone e Vitale, perché lui magari non si vuole scoprire sugli esterni, perché magari se gioca col 4-3-1-2 poi dopo deve far uscire i due interni di centrocampo molto spesso sugli esterni, e questo magari lui non lo vuole fare, anche perché nell'ultimo periodo c'è il Trapani che gioca con il 3-5-2. Esatto, e secondo bravissimo. Me è perché vuole giocare a specchio, secondo te? Secondo me sì, cioè nel 3-5-2 lui, pensando di giocare il 3-4-1-2, Rosina va a, insomma, va a ballare tra, esatto, le linee dei centrocampisti, sì, avversari, e quindi può dare molto fastidio. All'occorrenza però perde un uomo a centrocampo, sì, perché loro diventano 5 nella fase di non possesso. La Salernitana è vero che si può mettere a 4-5, però rimane soltanto con due uomini in mezzo al campo, mentre invece il Trapani può... A meno che non chieda, però non è nelle corde di Rosina di però fare si può un mettere con si può chiedere il sacrificio a Rosina, magari di andare sul play avversario, esatto. Esatto. Avversario, cioè l'uomo, il centrocampista avversario del Trapani, quello è il play della situazione, lo va a prendere. Prima della pubblicità, Giuseppe, in tempo reale al nostro sito internet. Volevo aggiungere, sì, soltanto un'altra cosa, che mi sembra che non sia più il Trapani però dell'anno scorso. Assolutamente sì. Perché il Trapani l'anno scorso io l'ho visto giocare con il 4-3-1-2, era un bel vedere il Trapani l'anno scorso. Era ha perso anche qualche elemento. Ha perso sicuramente dei giocatori. E poi non è più la sorpresa del... Assolutamente, però l'anno scorso il Trapani era veramente una squadra forte. Assolutamente d'accordo. Giuseppe, caro Eugenio, il problema è che la Salernitana nelle ultime 51 partite ufficiali ne ha vinte solo 11, la società rifletta. Io non ho fatto il conto, ma mi fido di quello che dice Giuseppe, andrò a vedere, perché effettivamente, insomma, se è così, del resto è probabile che sia così, sa, perché, beh, certo, sei arrivato ai play-out l'anno scorso, sei salvato per i capelli che io non ho più.
Eh beh, sicuramente sono statistiche che a volte i tifosi conoscono meglio di Meglio di noi, noi. molto meglio, assolutamente. Sì, manca, come diceva anche C'è un Giuseppe male di adesso. vittoria, ecco, appunto, c'è una paura di vincere. Ma non è che c'è la paura di vincere, quando non arriva la vittoria ti dà tutto, ti dà serenità, ti dà concretezza, ti dà certezze, ti mette in condizioni di lavorare una settimana con grande tranquillità, serenità, rasserenare anche l'ambiente. I 3 punti in Serie B sono fondamentali. Meno male, ti dico la verità, meno male che aveva preso questo buon punto a Cesena, mo non so come è venuto, ma Un comunque... punto d'oro. Un punto d'oro, pareggiare a Cesena, insomma, è un campo difficilissimo, Sì, anche perché il Cesena perché l'anno veniva dalla scorso. sconfitta Esatto. in casa, sai, perdendo anche a Cesena. Invece domani, ecco, con un pizzico di cattiveria in più, specialmente sotto porta, e con un pizzico di cattiveria anche in mezzo al campo, se si riesce a trovare questa benedetta vittoria, io penso che poi... Sia un tocca sana per. Assolutamente sì. Io però, proprio mi fa cenno Giampiero, andiamo in pubblicità. Salvatore Campironco dice: con un pizzico di cattiveria in più sotto porta, bisogna arrivarci sotto porta. Cesena non ci si è mai arrivati. Pubblicità. Seconda parte di Zona Mista News in compagnia di Salvatore Campilongo. Non so se è possibile inquadrare la classifica. Salernitana 3 punti in 5 partite, Trapani 5 punti in 5 partite, abituata al pareggio, però so che tu hai visto Trapani Spezia, Trapani in crescita. Beh, sicuramente il Trapani meritava qualcosina in più del pareggio contro lo Spezia, ha fatto una buonissima partita. Ti ho detto, quest'anno il Trapani è partito anche loro, sono partiti un po' col freno a mano, anche perché ha cambiato modulo, quindi un po' i ragazzi sicuramente ne hanno risentito. Però vedi la classifica, insomma, 5 punti stanno qua. Se pensiamo da quest'altra parte, l'Ascoli a 6 punti sta dall'altra parte Sì, della insomma, classifica. francamente con un successo Mo' al lasciamo di là stare della che magari. vittoria che ti Sì. rinfranca, ma anche Lasciamo stare che il numericamente. Cittadella è partito perché è una squadra che l'anno scorso giocava a memoria e che quest'anno gioca comunque a memoria quasi tutti i ragazzi della C, Può per cui. essere il Crotone dell'anno scorso, il Cittadella? Sì, potrei, guarda, per come gioca e per come sono organizzati, io l'ho visto giocare, giocano veramente un bel calcio, sono organizzatissimi, però che da qui a dire che magari può essere la squadra Reggono, che no. è ancora troppo Sì, prematuro. ma il campionato di B è troppo lungo, è difficile. Salvatore, invece domani partita a scacchi tra Salernitana e Trapani, secondo te? Ma allora, la differenza la fa, da quello che ho capito, se il Trapani gioca col 3-5-2. E la Salernitana 3-4-1-2 la può fare Rosina con i due attaccanti, perché io credo che Donnarumma, Coda e Rosina sono 3 giocatori veramente bravi, anche se Donnarumma quest'anno sta avendo magari qualche piccola difficoltà perché non sta giocando sempre, non gioca titolare. E quindi credo che la differenza la potrebbe fare proprio questo giocatore, questo Rosina, che è un giocatore, secondo me, che può negli ultimi 16 metri accendere la partita e la gara. Ti aspettavi l'esclusione invece, diciamo, dietro il discorso, la voce turnover, l'esclusione a Cesena di Coda e Donnarumma? Guarda, io sono stato sempre un po' restio con i turnover, perché io i giocatori bravi li farei sempre giocare, onestamente, come è successo anche, facciamo una parentesi, andiamo un attimino un gradino più su, quando la Juve ha giocato a Milano contro l'Inter, io avrei fatto giocare Tutta Higuaín la vita. tutta la vita, onestamente. E anche sinceramente, quando c'hai un giocatore come Coda che ti ha fatto anche qualche gol e sta in un momento importante, io l'avrei fatto giocare. Io i bravi giocatori li faccio giocare sempre. Vediamo, Sponda Trapani, che cosa? Domani Cosmi sarà squalificato, l'assenza in panchina, lo chiedo ad un allenatore. Sa, pe può pesare per uno, soprattutto Ma come Cosmi. Cosmi sì, lo sai che lui è un vulcano, un Sì. allenatore molto partecipe alla gara e quindi può essere anche, magari sai, non averlo in panchina per la squadra potrebbe essere anche, però dipende lui come l'ha preparata questa gara. Io credo che poi l'allenatore in panchina, voglio dire,
incide ma non incide. Sono sempre giocatori. Sempre. Io dico sempre che chi vince non vince mai l'allenatore. I grandi allenatori li fanno sempre i grandi giocatori. Verissimo. In panchina, domani, sulla panchina del Trapani, ci sarà il secondo di Cosmi. Cosmi sarà in tribuna. Sarà Recchi, allenatore in seconda del Trapani. Vediamo che cosa ha detto. Poi di nuovo in studio. Sicuramente è un ambiente particolare, un pubblico che spingerà la squadra a mille, come sempre è accaduto anche in passato. Quindi troveremo un ambiente caldo, una squadra sicuramente che vorrà ben figurare davanti al proprio pubblico, ma diciamo che noi siamo anche pronti a rispondere a questo. Non è una sorpresa, diciamo che siamo pronti a questo tipo di ambiente. Per quanto riguarda invece le cose tattiche, ancora abbiamo preso in considerazione un paio di situazioni perché loro fino adesso hanno cambiato spesso modulo, quindi diciamo siamo pronti a un paio di situazioni che hanno spesso provato e domani in campo poi quando inizierà la partita vedremo. E come dicevo abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori bravi, questo ci permette anche di cambiare atteggiamento tattico sia prima sia durante la partita. Le considerazioni poi chiaramente le farà il mister in base alla settimana, in base all'aspetto fisico, all'aspetto tecnico, ma la fortuna di avere così tanti giocatori ci permette comunque di avere tante soluzioni. Io credo che partite facilissime in Serie B non esistano, quindi come ho detto prima troviamo un ambiente carico, ma lo è sempre, è un pubblico numeroso, un pubblico che si fa sentire. La squadra non viene da un buon momento e sicuramente avranno voglia di ben figurare. Noi dal punto di vista mentale non possiamo essere, diciamo, aspettarci una partita tranquilla, ma ripeto, in Serie B nessun campo va a giocare in maniera serena, consapevoli della nostra forza, consapevoli di poter ben figurare, ma dobbiamo anche non mollare un centimetro, dare il massimo, inevitabilmente. E c'è sempre da lavorare e da migliorarsi, questo è proprio una costante del calcio. Per quanto riguarda noi siamo alla ricerca di un equilibrio che deve essere sempre presente in campo, sia quando fai la fase difensiva che la fase offensiva, perché credo che tutto poi avvenga per una serie di cose che si chiamano semplicemente equilibrio. Quindi se non prendiamo gol è il merito degli attaccanti che lavorano in una certa maniera, dei centrocampisti e dei difensori, non è mai merito solamente di un reparto in particolar modo. Quindi diciamo che la vera ricerca che si fa è quella di avere sempre un certo equilibrio in campo. Le dichiarazioni dell'allenatore in seconda del Trapani, Cosmi squalificato. Abbiamo un allenatore, un signore allenatore qui in panchina, perché mentre sentivo Recchi mi ricordavo tra le righe, correggimi se sbaglio, hai fatto implicitamente sognare l'Italia intera quest'estate, perché Eder l'hai lanciato tu nell'Empoli, o ricordo male? Sì, Eder è stato un mio giocatore, come anche lo stesso Valdifiori quell'anno. Esatto. Nell'Empoli. Sì, poi tra l'altro quell'anno Eder fece 27 gol. Pochi. Fece 27 con lui e 17-18 Coralli, mamma mia. L'attaccante che adesso è praticamente a Reggio Calabria, alla Regina. Salvatore, intanto pregherei, non so se ha approntato il collegamento telefonico con il collega da Trapani, nel Trapani mancherà Coronado, nella Salernitana Perico, due ruoli diametralmente opposti, credo che ci perde più il Trapani. Beh, guardando poi la morfologia del calciatore sicuramente, perché Coronato è un giocatore estroso, di grande tecnica, un giocatore importante, Perico invece è un difensore, io me lo ricordo moltissimo. Nel Cagliari Perico, forse. Nel Cagliari, ma anche nell'Albino Leffe. Sì, sì. Però implicitamente Sannino la pensa diversamente da te sulla Verone. Perché? Io intanto aspetto il collegamento da Trapani, non so se è stato già approntato. Perché? Perché l'Averone, Sannino, non lo ha mai visto come terzino destro basso, gli ha preferito addirittura Tuia, che è un adattato a destra, e sì e no lo vede come quarto o quinto di centrocampo a destra. Sì, perché magari con l'Averone predilige molto più la fase offensiva e magari nella fase difensiva c'ha qualche pecca. Ma questo fa parte sempre di un giocatore che ha qualità offensive. Tu è un giocatore che gioca esterno e vuoi avere una squadra propositiva, non puoi avere un terzino destro che sia tutto difensore.
Cioè, io dico anche il Napoli, per esempio, quando gioca e gioca Isai è più un giocatore offensivo che non che in difensivo. fase difensiva. La stessa cosa se mettiamo Gulam e mettiamo Strinic sta dietro e va poche volte sulla fascia, mentre Gulam è uno Gulam è che un giocatore cavalca. offensivo, cioè totalmente gioca nella metà campo avversaria. Quindi io dipendo che cosa voglio dalla mia squadra. Se io la mia squadra la voglio far giocare a calcio da dietro, preferisco avere due giocatori che spingono moltissimo. Assolutamente, ho sentito un telefono, una linea ancora libera, non so se c'è Franco Cammarasana della Gazzetta dello Sport. Franco, c'era prima, è caduta la linea. Allora, siamo in conclusione, non so se riusciamo a ripristinare la linea, per far declinare proprio a Franco la probabile formazione del Trapani che mandiamo comunque in onda, Giampiero. C'è Franco? Franco, ce l'abbiamo fatta proprio sulla sirena, sulla bandiera a scacchi. Allora, 26 tifosi da Trapani, che insomma è un bel numero per le distanze. Franco, Coronado confermato non ci sarà, ci dai la probabile formazione? Noi l'abbiamo abbozzata, chissà che ci abbiamo preso. Prego, è tutta tua. Ma guarda, secondo me non ci dovrebbero essere tante variazioni rispetto a quella che ha giocato martedì sera. Al posto di Coronado è probabile l'impiego di Pektovic, che potrebbe però dividersi il compito con Cito. Sia l'uno che l'altro non sono al meglio della condizione. E lui, non credo che posti rischi Cito sin dal primo minuto, ripeto, perché ripeto, il ragazzo si è allenato, ma insomma, non sta sicuramente benissimo, quindi io opterei di più per Pektovic. E poi qualche altra novità ci potrebbe essere a centrocampo. Franco! Potrebbe tornare Fazio sul settore destro. E Franco! poi la difesa, prego. C'è Salvatore Campilongo, allenatore, ospite nei nostri studi, ti voleva fare una domanda. Buonasera Franco. Franco, ti volevo chiedere, visto che tu segui il Trapani, insomma, quotidianamente, volevo capire un attimino la differenza tra questa squadra di quest'anno con questo tipo di sistema di gioco e quella dell'anno scorso, sempre con Cosmi, ma con un sistema di gioco diverso. Qual è la differenza di quest'anno? La differenza sta soprattutto negli interpreti, perché in pratica lui ha detto sempre lo stesso 3-5-2, però chiaramente sono cambiate le facce, sono cambiati gli interpreti, soprattutto nel settore difensivo, e quindi la squadra ancora deve trovare quegli equilibri che dovrebbero portarla a un rendimento simile a quello dello scorso anno. Ancora comunque sotto questo aspetto devo lavorare molto. La novità è che nell'ultima partita ha fatto giocare insieme il giovane Colombatto e Scozzarella. Entrambi sono due registi arretrati, uno con maggiore propensione da incontrista come Colombatto, uno con maggiore esperienza e più votato a impostare la manovra come Scozzarella. Ripeto, noi dubitavamo che i due potessero coesistere, però sinceramente l'altro giorno hanno giocato direi abbastanza bene, pur ripeto, questa è una squadra ancora in fase di assemblaggio, ecco, perché nuova in diversi settori e con alcuni giocatori purtroppo non al meglio della condizione perché sono reduci da lunghi periodi di fermo. Franco, noi dobbiamo chiudere, ti ringraziamo per la disponibilità, io nella probabile formazione ho messo Prima Citro. che tu chiuda, Sì. però, volevo soltanto manifestarti la mia solidarietà, perché ho preso una notizia che non mi è piaciuta. E lo faccio a nome mio, ma lo faccio anche a nome di tutti i giornalisti sportivi siciliani, in qualità di vicepresidente regionale dell'Unione Stampa Sportiva, perché queste cose non dovrebbero più esistere nel mondo del calcio e nel mondo dello sport in genere, però evidentemente ancora c'è qualche società.
Io garantisco ai telespettatori che non era assolutamente programmata, perché tanti messaggi di solidarietà per evitare abbiamo ringraziato. Mi hai fatto commuovere, ci sei riuscito, non ti dico che mi hai fatto perdere i capelli perché già l'ho persi. Franco, grazie, affettuosissimo. Noi sempre, un grande abbraccio. Grazie ancora. Mi piace soltanto non essere con voi domani. È vero. Ma ci essere con voi a Salerno. Ci troveremo grande a Trapani. Abbraccio. A Trapani l'accredito non ce lo rifiutano. Assolutamente no, è un altro genere di società. Grazie ancora. Franco Camarasana, Sasà, partita comunque delicata, tutti predicano, siamo in conclusione, tutti predicano equilibrio, rischia di essere inflazionato adesso nel mondo del calcio, un po' come si dice andiamo a fare la nostra partita. Ma gli equilibri nel calcio ci sono sempre stati, da che è nato il mondo del calcio, voglio dire, quando ci sono gli equilibri in tutte le cose. Però se voglio vincere devo anche rischiare, voglio dire, non è che io posso stare lì e pensare. Gli equilibri ti avvengono anche durante la gara, per quello che tu riesci a fare durante una partita. La Salernitana domani deve fare la sua partita, la deve fare per vincere, poi è normale che non si deve esporre a ripartenza e contropiede, essere una squadra squilibratissima. Però stavolta deve fare la partita. Ma io credo che Peppe Sannino non sia un allenatore, voglio dire così, cioè lui è un bravissimo allenatore, quindi però la Salernitana deve fare la partita per vincerla. Grazie a Salvatore Campilongo, e visto che siamo in tema di Amarcord, consentitemi di ringraziare anche la compagna Giusy Salvatore Campilongo, che ogni volta che viene graditissimo ospite qui a Salerno, perché Sasà si sobbarca insomma un bel viaggio, graditissimo ospite, sempre accompagnato dalla bella e paziente Giusy, che deve sentire parlare di calcio, però ci auguriamo. Voglio fare un saluto a mio amico Mauro che mi sta pure vedere. Sì, perché lui stasera mi stava guardando e quindi dice, me lo fai un saluto, te lo faccio, non ti preoccupare Mauro. Fatto, grazie a Sasà Campilongo, ti aspettiamo in panchina prima. Grazie ai tanti telespettatori, grazie infinite a tutti coloro i quali ci hanno manifestato solidarietà, anche a chi non ce l'ha manifestata, comunque. Noi andiamo sempre avanti a testa alta e schiena dritta. L'appuntamento con Zona Mista News torna martedì prossimo, puntuale su TV Oggi Salerno, solito, classico, tradizionale. Ciao. In collaborazione con Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.